Da Auchan invece siamo andati a fare una passeggiata e abbiamo trovato due pagliaccetti in cimiglia, quindi più pesanti, e abbiamo preso questo con i piedini, con l'orsetto, con scritto Ami You Bear. Questo anche ai bottoncini laterali e c'è scritto che praticamente è un tessuto che si estende. E che può variare da 50 centimetri a 86 centimetri. È questo qui. Quindi noi abbiamo preso da 50 centimetri, parte da 50 centimetri, vedete? E questo l'abbiamo pagato. Non mi ricordo perché il prezzo non c'è, ma mi sembra sui 5 euro, 6 euro. Poi, sempre da Auchan, sempre nello stesso tessuto, abbiamo preso questo con le pecorelle. È fatto in questo modo, ha tutte le stelline, poi queste due pecorelle e questi a tutti i bottoni che vengono giù. Questo è sempre nello stesso tessuto che si estende, quindi va da 50 ai 74 cm. Insieme abbinato c'era il cappellino. E questo è venuto 10 euro. In un negozio all'outlet a Valmontone abbiamo preso, il negozio si chiama Petit Boutou, e abbiamo preso questo giacchettino, questo giubbottino. È fatto in questo modo. È rosso rigato di bianco. E all'interno è ginsato e si può, è praticamente double fast e si può girare e mettere nell'altro verso. Quindi in questo modo. Ha tutti i bottoncini qui. È molto carino. Questa è una taglia. C'era solo questo e è un mese o 2 mesi, una cosa del genere. E l'abbiamo pagato, veniva 36, l'abbiamo pagato 20 euro, 19,90. Ah, poi mi ero dimenticata, sempre da Kem abbiamo preso un altro 2 paio di calzini, che sono questi, sempre 1 euro il paio. Una ragazza, di cui vi metterò il link qui sotto, con quel nome qui sotto, mi ha inviato questo, che lo fa lei, questo bavaglio, con scritto Love Dedeman, spugne, vedete, fatto in spugna, molto molto carino, con lo strappo. E insieme mi ha mandato questo qui, che è un sacchetto per contenere il cambio del bambino e tutto quello che volete, sono l'amore della mamma, fatto da lei, che si stringe qui in alto. Poi, sempre su AliExpress, ho preso questo che è un bavaglino a bandana. In questo modo, vedete? È di Topolino. È un tessuto molto molto leggero. E anche questo mi sembrerà pagare intorno a 1 euro. Su Instagram, anche di lei vi metterò il nome qui sotto. Mi ha inviato questo body fatto da lei con la stampa, grigio a maniche lunghe di cotone con le strisce bianche, ho scritto Love Mom and Dad. Questo è piccolino, mi sembra, non c'è scritto la taglia, non c'è scritta, ma mi sembra fosse 0-3 mesi. Ok, poi vediamo, da Chiabi ho preso questo appendino a forma di nuvoletta che appenderò qui nella cameretta per poggiarci l'asciugamano. È carino, è di legno e è fatto con questi triangolini di tutti colorati di grigio e grigio chiaro.
e questo l'ha pagato 4 euro. E ho preso anche l'accappatoio, come lo chiamate voi, come volete chiamarlo, l'asciugamano. Che è questo qui, adesso è chiuso sotto, non ve lo mostro perché non ho le forbici, devo scendere giù a prenderle, non mi va. È fatto così. Qui ha scritto I love you, love you, love you, e questo qui si mette dentro praticamente la testa del bimbo. Spero mi abbiate capito. Ecco. Questo ha i bordini neri, è tutto bianco e spugna, e veniva 8 euro. Poi ancora da viaggio ho preso questo parapolpi, eccolo qui, è 60 per 1,20 m, quindi le misure del lettino, è nero con i pois bianchi, poi questa nuvoletta qui bianca con i pois neri e tutti i cuoricini bianchi fucsia. Diciamo che se il bambino non dovesse essere femmina, magari qui ci cucio, ci faccio delle cuciture azzurre o qualcosa del genere, ma comunque. E comunque si può usare magari nell'altro senso double face e bianco con i pois neri. E questo è venuto in offerta, mi sembra 10 euro, o neanche 10 euro. Poi ancora dai chiabi, siccome io partorirò a fine novembre, ma nella clinica fa... Scusate il fiatone, ma nella clinica dove partorisco fa molto caldo e quindi mi hanno consigliato di usare vestaglie a mezze maniche, che comunque vestaglie a mezze maniche con i bottoncini davanti non mi piacciono perché sono tutte brutte. Ho deciso di prendere delle maglie a vestito larghe, comode, che mi permettono comunque di tirare fuori il seno per allattare e le ho prese da Chiabi, era un'offerta e ho preso questa fatta così. Questa nera, con scritto Don't Disturb, ed è lunga, vestito. È a mezze maglie, diciamo che ha come se, ha come una spallina ascesa, così voi potete scenderla ancora di più e far uscire fuori il seno per allattare. Io l'ho presa molto grande, infatti ho esagerato, perché un XL andava bene, ma pensavo che con la pancia, crescendo ancora di più, magari stava stretta, l'ho presa una doppia XL, ma comunque fa niente. E l'ho pagata solo 5 euro, vedete? Quindi questa. E poi ne ho presa un'altra, fatta in questo modo, con un cuoricino, con dei cuoricini che formano un cuore grande. È grigia. E anche questo è uguale, una doppia XL, è sempre 5 euro la parata. Poi mia nonna mi ha regalato questo completo da carrozzina. Fatto in questo modo davanti, vedete, poi le lenzuoline bianchi, con il cerbiatto e il coniglietto della Disney in 100% cotone. Non posso dirvi il prezzo perché non lo so, però questo. Poi mi hanno regalato anche queste scarpette. Sono fatte così e suonano, non sono io qui dentro la bocca, sono molto carine in pile e anche queste non so dirvi il prezzo, non so neanche se le potete trovare, non so. Poi i miei cognati, essendo molto tifosi della Roma, tutta la famiglia, i miei cognati nel negozietto hanno trovato delle cosine della linea Roma Baby,
mi hanno preso questa felpina con scritto S Roma e il logo qui. Ovviamente anche questa con la zip e con le taschine a maniche lunghe, con il cappuccio. Questa è 6 mesi e l'hanno pagata 20 euro. Lo so perché ce l'ho anche io con loro. Poi mi hanno preso anche questo body che è grande, però mio cognato piaceva, quindi io ho detto di prenderlo perché se gli piaceva era giusto che lo prendeva. È grande perché è per un anno, però vabbè, io lo metterò più là. Questo è il davanti, con scritto S Roma 10. È rosso, bordeaux, diciamo il colore della Roma, con le striscette qui sulle maniche, mezze manica di cotone, dietro il logo della Roma. E questo è a 12 mesi, come vi ho detto, l'ha pagato 15 euro. Poi il signore del negozietto invece ci ha regalato un bavaglino che è arancione con le righe rosse, spugna, con la scritta S Roma e qui sotto il logo. E ha qui il bottoncino. Poi mio cognato, l'altro mio cognato, mi ha regalato delle cosine della Mostela, quindi mi ha preso la pasta per il cambio, questa da 100 ml. Poi mi ha preso la mousse bagno schiuma, credo sia questo qui, che è 200 ml, e infine mi ha preso questo, che è detergente 500 ml. Poi abbiamo preso il biberon dell'Advent, questo qui, piccolino, che ovviamente conoscerete tutte, semplicissimo. E mia madre mi ha regalato la camicetta della fortuna. Poi mia sorella mi ha preso questo bavaglino con il coniglietto. E diciamo basta, perché poi abbiamo preso delle cosine per la cameretta. Ecco, giusto questa, mia madre mi ha fatto una copertina in lana bianca, fatta all'uncinetto per la carrozzina. Ora dobbiamo decidere se metterci un fiocchetto, cioè se metterci il nastrino tutto intorno o farci qualcos'altro o lasciarla così com'è. Devo dire che a me piace così, semplicemente bianca, tanto non cambia niente col nastrino, non prova sotto, il bambino viene preso così, quindi mi piace anche così. E niente, diciamo che abbiamo finito. Questo era tutto quello che abbiamo preso per ora. Dovremmo prendere ancora dei pagliaccetti in ciniglia, delle cosine un pochino più pesanti e dei body a mezza manica per la clinica. Anche se, come vi ho detto, li userò credo solo per la clinica, perché in casa sotto al body, comunque al pagliaccetto, ho intenzione di metterli quelli a maniche lunghe. E poi dobbiamo prendere qualcosa per qualche pannolino, perché qualcosa ce l'ho, ma niente di che, cose così, quindi qualche ciuccio e queste ultime cose, diciamo. Stiamo sistemando la cameretta, come già vi ho detto, quindi spero al prima possibile di farvela vedere un po' così finita, magari di farvi anche un video sulla cassettiera, su come ho organizzato il fasciatoio e sulle borse da portare in ospedale. Se comunque avrò altre cose da mostrarvi, farò un altro haul. Spero che il video vi sia piaciuto. Io